Che schifo c'è lì sopra? Ciao ragazzi? Cosa siete? Ah, si muovono. Sono loro. Aspetta. No. E dai! Ah, questi quando si muovono colpiscono. Sono quelli che si muovono al contrario tuo. Me li ricordo. Ok, buono, quello è un punto di salvataggio. Porca vacca. Fammi recuperare un pochettino qua. Si muovono al contrario, però non ho capito quel tizio. Che si muoveva in modo più strano. E cos'è che devo fare là con la bomba, vero? Cosa devo fare con quello? Niente? Non ci posso fare niente? Da qua? Ma mi dice semplicemente dove andare. Vabbè, io mi recupero questi, eh. Ciao, ciao. Nice. Posso accenderlo? Però scusate un attimo, se io non avessi avuto il bastone. Ah no, gli serve la luce. Non si chiude più. Mi ha sfaccato. Ok, fa niente. Abbiamo fatto quello. No, scusa. Possiamo andare sopra. Qua recuperiamo. Oddio, ma loro li butto giù. No, ma si gode. Li butto giù così. Perché ti respingono un pochettino, no? Si shieldon. Aia. C'è il potere della chiave. Beh, muore da solo, è un stupido. Ok. Ho bisogno di prendere quel robo lì. Quello cos'è? Ah, era una porta. Mi serve? Dove eravamo prima per salire, chiaro. Allora, teniamolo spento questo. Ho bisogno di un modo per arrivare là. Come si fa? No, così. Però magari c'è un qualcosa. Servirebbe. Non me ne faccio niente. Ah, beh, proprio così. Scusa? No. Perché lì poi vado. Forse dal piano di sopra ci casco sopra. Proviamo. Proviamo a salire. Questa era l'S1 di lì sotto. Ok. Allora, abbiamo la chiave. E abbiamo anche la chiave grossa. A sinistra ci siamo andati. Lì mi sa che ci cadiamo ancora dal piano più sopra. Va bene, voi.
Che palle che sei te. Vabbè, piccolini li ammazzo. Io lo faccio esplodere a lui. Non c'è niente da fare, ragazzi, si gode. Queste situazioni si gode. Vi hanno detto che quello è il suo di lì. Cuoricini, adesso ci pensiamo, non è importante. Devo andare giù di sotto. Cos'è qui? La stanza là sotto. E com'è? Aia. Allora, due scrigne, uno è qui. E se è possibile anche quello sotto. Però probabilmente si apre. Sono stronzi? C'è una porta? Una porta segreta? Cos'è qua? Cos'è quel robo? Per cosa vuol dire? Da sopra? Per su... Che cacchio vuol dire? Ma che vuoi da me? Lo so. Perché anche lì mi convince poco. No, ah beh, siamo sopra però adesso, fermi. Prima non eravamo qua. O sbaglio? No, sbaglio. Sbagliato completamente. Però c'è forse un pezzo anche qua. Assolutamente no. Dove andiamo noi? Piano di sopra. Proseguiamo. Mi sa che è l'unica. Aspetta. Senza che ti dai fuoco completamente lì. Va bene, continua. Una chiave da usare. Abbiamo bruciato tutto un castello, eh. Noi adesso in teoria da qua. Cosa ho attivato? Buono. Sei buono lì, Shildon. No! Si resisteva, cacchio, era un boss. Vabbè. Questo è quello che dicevamo. Da lì si scende per andare... Che c'è qui? Cosa? Non vedo niente. No, cos'è sta roba? Oh, cacchio. Sei infami. Ah no? Vabbè, posso tornare così. Chiaro. Questo lo butto giù. Allora, forse devo lanciare la bomba. Yes. Andiamo a recuperare questo, andiamo a recuperare quell'altro. Poi ci buttiamo giù. C'era il tempo? Oh, che piazzare bombe a caso lì, per favore. Non so cosa sto facendo perché non vedo un cacchio. Eccolo, dov'era? Grazie. Non si vede niente. È un po' l'incipit del livello, lo so, grazie. Però, insomma, un pochettino. Una lucettina, no? Che dici? Guagliù, dove sto? No, stai acceso, non ti preoccupare. Che non si paga la corrente qua dentro.
C'è giusto. Oh, 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 oh. Devo andare in fiamme completamente. Perché no? E mi sa che colpisce il coso di sotto. Ci sono degli occhi di sotto. Ha fatto un rumore. C'era qualcos'altro di qua? Sì, c'è quello. Ma io ci sono sopra? Ah no, sono sotto. Vabbè. Un tornado di fiamme. Arriva anche lì. Bene. E anche questo è fatto. Quello posso aprirlo? Eh no, cacchio, là mi serve lo scrigno. C'è uno... È sotto? Questo l'abbiamo recuperato. Di là si torna indietro. E non voglio andare di là, perché andiamo di qua. Anche se in realtà non sembra esserci niente. A che serve a quel robo? Questo è un deficiente completo. Fermi, eh. Dov'è che dovevamo cadere noi? Quello? Mi sa che c'è un qualcosa. Ah, lì dovevamo cadere noi. Aspetta. C'è un qualcosa nella porta di là. Qua c'è lo scrigno. Però c'è uno scrigno anche là. Sempre da cadere dall'alto? Coincide? No. Non vedo niente che coincide. Questo lo prendiamo da qua. In che modo? Che cacchio è successo? Scusa? E quindi? Dal piano di sotto? Ma noi abbiamo anche la porta di là da vedere? Vedi un attimo. No, sono caduto. Ma già. Un po' di luce per favore, grazie. La zona sinistra l'abbiamo vista? Eh sì che l'avevamo vista. Ma non l'abbiamo vista. Ci si cade neanche dall'alto? E dove cadi? No, possibile. Oh, 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 oh! Porca miseria. C'è un qualcosa in mezzo? Ma devo riattivare le due bombe qua? Serve? No. Oh, non puoi entrare nel muro perché ovviamente non te ne fai niente. Mi sembrava che dentro lì ci fosse qualcosa. La morte. Come faccio ad andare nella... Dov'è? Ah no, ma sono al piano di sopra. Come faccio ad andare là?
Allora, o c'è un qualcosa al piano sotto che mi sono perso. E tocca andare a vedere. Perché non torna. Beh, oddio, al piano di sotto c'è qualcosa, effettivamente. E allora aspetta, fammi fare un'altra roba. Torno di là. Dove c'era. Sono sceso. Visto che tu voglio o no, in un qualche modo sono sceso di nuovo. Va bene. Lì c'è la cosa del boss. Ma non c'è il pavimento? Ah, è questo? Fuck. Lì da dove calo? Da lì, da quella stanza lì. Allora, fammi pensare. Possiamo andare dal boss. Ovviamente no. Perché dobbiamo recuperare quello. Però io devo andare ai piani di sopra, eh. Allora, te mi riporti su là. Andiamo al piano di sopra. Ah, è il piano qua, tra l'altro, quello. Però dobbiamo calarci dal terzo piano noi. Quindi saliamo su. Dove c'era. Voglio andare dove c'era la stanza con la faccia del nemico, di quelli Shieldon, che probabilmente è Bastiodon quello. E se non sbaglio era di qua, sotto. Ma è impossibile lì. Ma cacchio entri? Ma anche di là. Non c'è un'entrata dall'alto, quello è il fatto. Boh. Perché devo riaprirti? La faccia del capo era qua. C'era una faccia. Forse era all'ingresso, però. Lì è, la vedo. C'è la faccia del boss lì. Mi dovrebbe sbloccare l'ingresso per il dungeon. Cosa vuol dire? Mi schianto. No. Bomba. Come cacchio si apre? Ok. Sono andato a vedere perché purtroppo. Cioè, purtroppo. Non lo lascio senza. Cioè, non esco senza prendere quel robo lì. Praticamente. Questa cosa qua switcha la piattaforma. Ma che cacchio ne so? Come E dai, Cioè, come fa uno a saperlo? Come fai a sapere che switcha la piattaforma quello? Scusa un attimo. Per un minerale supremo, tra l'altro. Cioè, che mi serviva pure. Come fai a sapere che switcha la piattaforma? Cioè,
Cioè, non è un rumore che senti bene. Ci ho provato a prendere la scorciatoia per andarla. Perché adesso dobbiamo trovare il modo per prendere quell'altro scrigno. Non da qua. Godo. Dobbiamo trovare un modo per prendere l'altro scrigno. Che anche quello. Allora, non sono andato a vedere, non so come. Devo studiarci bene, anche perché per questo qua, appunto, ci ho perso un pochettino. Diciamo. Prima di arrivare a capire che dovevo andare a leggere, perché sennò non ci arrivavo più. Proviamo a far così. Ah, ma questo non l'abbiamo aperto l'altro. Ah, sono sceso, cacchio. Sono sceso. Eravamo lì. Allora, io me lo ricordo quel pezzo. Me lo ricordo, sì. Io voglio quello. Bisogna cadere dall'alto per quello. Perché siamo caduti più che altro? Un botto. Io voglio quello. Per quello bisogna scendere. Senza incastrarsi. Da là. Ma là il problema è quello. O c'è qualcosa qua? Ma ragazzi, di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cos'è qua? Ah, è lo scrigno proprio, ok, posso. Di che cosa stiamo parlando? Via! Boss! E si arriva! Non mi chiedete niente! Non voglio domande su niente! La risposta è no! No! Sempre la risposta! Dai! C'è un qualcosa di sul muro. Ah no, non l'ho visto da illuminare una torcia nell'angolo. Ah! Cosa c'hai? Ok. Poi va da un sacco di rupie. Sbaglio, questo andava fatto col martello, o mi ricordo male. È una cacchia di lucertola indiamantata. Ok, gliel'abbiamo proprio rotto. Mi ricordo che forse si faceva con. Oh, c'ho la coda. È la coda il problema. Col martello? Porca miseria, lo sente? No, la mette in pausa proprio, vabbè.
Allora, le bombe non credo che mi servano più. C'hai un bollino rosso in testa, voglio... Se vuoi lo faccio col fuoco. Sembra una cagata farla col fuoco, mi sembra un po' rotta come cosa, però... Il dungeon ti richiede anche il fuoco. Oh mamma mia. Mamma mia. Sono riuscito a ritornare dove ero. Ho le fatine. Non quante me ne aspettavo, però ho le fatine. Bacchetta del fuoco, bombe. Speriamo di non rompere niente. Funzionano con le bombe, vero? Sì. Devo scendere qualcosa, se non mi ricordo male. Eccolo lì. Mi sono dovuto rigiocare tutto. Tutto, raga, tutto. Ho dovuto rigiocare tutto. Dove devo andare? Ah, questo. Tutto nel senso che ho dovuto riprendere i mai. Ho dovuto rifare tutto il pezzo delle guardie che rompevano le palle. Tutto, tutto, raga. Un disastro. È successo un disastro. Questo cacchio di boss. Che tra l'altro sto distruggendo. Neanche partito? Va bene, perché... Com'è che funzionava che non mi ricordo come avevamo fatto per il primo pezzo? Se tipo gli tiro le bombe addosso... Aia! Funzionava col fuoco, che non mi ricordo. Lo sente? Ho visto che si illuminava. Allora, sì. Però non mi sta seguendo. Allora, se gli do fuoco... raga, mi sto distruggendo io da solo. Ok, non si è bloccato. Fermi. Buoni. Io vedo gli occhi, ma non vedo lui. Sì, vabbè. Riaccendo la luce. No, ma raga, è indemoniato. Come? Guarda che figo! Ma sembra tipo sdentato, tra l'altro. Ma che, come fai? Come fai a evitarlo quando fa così? Cioè, un conto se gli accendi la luce. Non è morto, vero? Oh, vabbè, siamo troppo rotti. Ovviamente abbiamo un sacco di vita, per carità, però tu i danni dimezzati. Non ho capito però come combatterlo. Cioè, con cosa ci dovevo dare? Con le bombe? Con la bacchetta infuocata? Qua, cioè, solitamente no, dici l'oggetto del dungeon che hai usato, usi quello. Con che cosa ci davo? Oh. Va bene. Settimo. Sesto. Sesto, sesto, è vero, ne manca uno. Giusto? Gri. Sorpreso? Sì, sono proprio un sette saggi. Che significa sette saggi? Boh, ancora non ho capito bene sta cosa. Però si dice sette saggi. Vorrei dire che ce ne sono altri. Vorrei salvare tutti, ci staranno aspettando. E quindi? L'abbiamo trovato, Gri. Allora, facciamo una cosa. Andiamo dalla madre. Riesco a sentire il potere della Triforza del Coraggio. Principessa Zelda, il tuo eroe si sta avvicinando. Il mio unico desiderio è salvare Lorul, il mio regno. Sono certa che capisci bene cosa provo. Dopotutto, sei anche tu una principessa, non è vero? Va bene, sto discorso, ok. Quindi anche... Ah, beh, ok, sì. Vabbè, lei è la principessa di Lorul, in sostanza. Nulla di... troppo complicato. E qua cosa è successo? Perché c'erano quelle rupie? Ah, beh, quelle erano le rupie... che non ho potuto prendere.
E quindi praticamente adesso non ci sono più le guardie. Ho capito. Allora, ci rimangono poche cose da fare in realtà. La prima è trovare... Quanti cristalli abbiamo? Dove sono? Qua. Due minerali supremi. Andiamo a potenziare la spada. Allora, ci rimane un dungeon, che è quello là sotto. Un mai mai, che è nella zona del dungeon. Abbiamo due cristalli e abbiamo gri. Quindi andiamo a fare una cosa. Casa vuota. Bottega del fabbro. Era questa la bottega del fabbro dove andare, vero? Era lì che aveva detto non c'ho più voglia di fare le cose. Mi pare che fosse qua l'Orl. Perché poi dobbiamo tornare. Sì, è qua. E invece dall'altra parte cercano Gri. Allora, voglio uccelli. Che è successo al capo? Pieno di entusiasmo. Mi potenziate la spada? Non abbiamo il minerale supremo. Quella lì che è lì è proprio il minerale supremo. Con quello potremmo migliorare la spada. Metto subito all'opera. Yes. Non so, l'ho imparato, finalmente abbiamo del lavoro da fare. Renderemo unica la spada di questo ragazzino. Ho capito, ma... Cioè, se voi stavate aspettando me che vi portavo il minerale supremo, perché non lo andavate a prendere voi se non ci avete lavoro? Scusa, Aspettate tanto questo momento e le braccia mi fremono. Bene, farò vedere a tutti perché sono il migliore. State a guardare. Di che colore diventa? Oro? Non credo blu, non avrebbe senso. Oh no, non avrebbe senso in realtà blu. Che ne dici? No, cacchio, è blu e oro. L'ho fatto apposta, giuro. Cioè, blu pensavo con la lama d'argento, tipo la Master Sword originale, no? Che dite? Oro perché ho detto, vabbè, un colore che può essere tipo potente, oro. Vabbè, più eroica di così non si può. Non sono forse il migliore, vuol dire che forse è al massimo, Questa spada più potente che esiste, sarei imbattibile. Grazie, mi hai dato l'opportunità di rimettermi all'opera. Prego, nano. Quello è il finale della sua vita, praticamente. Ormai non serve più a niente lui. Ha detto, boh, io la spada l'ho fatta. La spada suprema al suo apice. La lama in mano è un'aura portentosa. Ok, penso che non vada oltre a sto punto. Non va oltre sta roba. Allora, questo l'abbiamo fatto. Ci servono due frammenti. Due frammenti di cuore. Due frammenti di cuore. Ci servono quel mai mai laggiù. Effettivamente un mai mai, cioè un pezzo di cuore potrebbe darcelo il tizio mai mai. Fammi vedere. Spero che sia così. Come faccio a tornare a casa? Un attimo, mi serve un gate. Allora, potrebbe essere così. Se proprio ci va di culo, diciamo che lo riusciamo a finire. Quanti colpi saranno adesso? Troppi per gli inox. Comunque troppi. Ci può andare di culo se il fabbro che cercava Gri gli diciamo, oh sì, abbiamo trovato tuo figlio, bla bla bla, è di là. Però non può arrivare. E lì ci va di culo e ci dà un portacuore. E l'altro portacuore ce lo dà il mai mai. Mamma mai mai. Quello sarebbe tipo il massimo. Così almeno non dobbiamo neanche più preoccuparci di quei frammenti. Allora, Gri? Cosa? Ah, meno male, che sollievo. Però ancora non può tornare a casa, L'importante è che stai bene, piangere non lo farà tornare di certo. Comincerò a preparare subito i miei manicaretti. Quando torna li trova pronti, avrà sicuramente una fame da lupi. Chissà di cosa avrà voglia. Io voglio un portacuore, non me ne frega niente quello che vuole lui. Vado a parlare col padre. E adesso gli faccio vedere anche la spada. Dove ti hai ricacciato? Oh, hai trovato Gri? Ah, capisco, l'importante è che stai bene, meno male. Se dovuto trovarlo, pensa un po', devo dire che sei cresciuto molto, grazie. Scusa, tanto piuttosto. Ma che è successo alla tua spada? Splendore, che lama affilata. Questa è la perfezione fatta a spada.
Incredibile, non sarei mai in grado di realizzare un simile capolavoro. Ne ho ancora di strada da fare. Con quella spada sarei imbattibile. Ci penserai tu a riportare alla normalità, non è vero? Te lo leggo negli occhi. Ormai sei l'immagine spiccicata dell'eroe leggendario. Metticela tutta. Ma nessuno che mi dà un cuore? Maledetti infami. Non è che ho chiesto il mondo, eh. Cacchio di frammento. Anche perché me ne mancano due per l'appunto. Io posso puntare al mai mai, anzi. Magari andiamo, cioè, prendiamo a togliercelo già adesso, così non rompe più. E completiamo i mai mai. Teoricamente completiamo i potenziamenti, che non mi ricordo se li abbiamo già completati. E poi dove può essere? Un frammento. Oh. Eh no, però noi non ci arriviamo neanche. Ho sbagliato io. Prendere una cosa. Dobbiamo andare dall'altra parte. Ah, tra l'altro, quel luogo lì è quello della tartaruga, se non sbaglio. E dove abbiamo salvato le tartarughe? Il mai mai è qua. Bisogna ovviamente trovarlo. Perché io non mi sono messo a cercarlo. Lo sentiamo, eh. Per carità. Anzi, fammi vedere dove inizia e dove finisce la zona. E silenzio. Per questo cacchio di robo. Tanto qua sicuro ci sono già stato. Ottimo. Non è lì sotto. Link. Grazie. Poi in acqua. E c'è qualcosa da buttare giù. Qua è tutta acqua, tra l'altro. Non è che vado troppo lontano. Potrebbe essere al posto di qualcuno. Oppure potrebbe fregarsene completamente ed essere lì in mezzo. È tratto la centesima e ultima, ma mai smarrita. Niente più mai triste da oggi in poi. Dipende. Se adesso li liberassi tutti. Che gliele abbiamo portate la madre. Scusa, eh. Posso parlare con te? Grazie per aver salvato le mie piccole. Una ancora non è tornata. Ho paura di tutto, ma è anche molto curiosa. Ho paura che si possa cacciare nei guai infilandosi in qualche posto strano. È una pecora. Me ne manca una? Dove cacchio sta? Perché io volevo in realtà, adesso prima di andare via appunto da qua, volevo... Oh! Ma io raga, ma che sto facendo? Cioè, è tutto qua. È tutto qua. Non c'è bisogno di andare a cercare... boh, dove vai? Cioè, da quella parte, da quell'altra. Boh, magari infilata dentro una grotta. Ma che cacchio è? Ma è lì sopra la roccia. In mezzo all'acqua sta molto meglio, grazie. Dove vanno? Ah, ok. Un Beyblade gigante. Grazie per aver salvato le mie piccole. Non so come ringraziare, se vuoi puoi montare sulla mia schiena. Le mie piccole dicono sempre che sembra di stare su un traghetto. Belle come si muovono. No, che non ti devi levare le scarpe, non ti preoccupare, monta su. No, che sono un attimo lontano. Però arrivo, non ti preoccupare. Non so far cosa, ma arrivo. Grazie. Oh, come si fa? Ah, ok, mi fa salire sul dungeon. Ok. Ma a me va bene. Ci buttiamo sta roba. Lì c'è il portacuore, cacchio. E allora lo prendo da dentro il dungeon. Un po' come era con. Con quell'altro. Lo prendo da dentro il dungeon. Quindi andiamo a consegnare le mai mai che le abbiamo finite. Dove stava mamma mai mai? Qua. Andiamo a consegnare le mai mai. Spero che mi diano il frammento loro. E lì c'è l'altro frammento che è l'ultimo. E si gode. Perché poi ovviamente
il dungeon ti dà il portacuore intero e arriviamo a... Boh, cos'è? Quanti sono? 20? Spero. Non mi ricordo se abbiamo da potenziare qualcosa. L'altra volta che eravamo andati da mai quanti... Non è qua. No, me la son persa. Aspetta un attimo. Che cacchio sta, mamma mia, mai? Questa è una fatta radiosa, mi pare. Forse l'ho vista. No, mi sono perso un pezzo. È di qua? Wait a minute. Yes. Ne avevamo portate, mi pare, 66 o qualcosa del genere. Sapevo che potevi contare su di te, grazie. Vai. E non li avevamo potenziati tutti, quindi. Ah, tipo la bacchetta del ghiaccio, mi pare. E gli strumenti, se mi dai un attimo, posso esprimere la mia conoscenza. Non te li rovino, te li rendo ancora più super. Ghiaccio, tornado, sabbie mi mancano. Vai. Spara su. Tra l'altro, non mi ricordo se ho usato la bacchetta del fuoco un po' a caso. Proviamo questa del ghiaccio. Appena, vabbè, appena finisce sta roba. Perché voglio vedere se è cambiato qualcosa. Mi ricordo la bacchetta del ghiaccio faceva cadere una palla di ghiaccio. Quella del fuoco non me la ricordo. Che poi tra l'altro perché quella lì assomiglia a... alla bacchetta del ghiaccio di Breath of the Wild. Quella che ti droppano i... la bacchetta delle bufere. Questa è tipo una doppia turbina, ok. Però tipo quella del fuoco non assomiglia alla bacchetta del fuoco di Breath of the Wild. E poi vabbè, non c'è quella elettrica qua. Vai, sabbie. Last one. Questi in teoria dovrebbero essere i 90esimi, quindi. Guarda quanti ce ne sono in acqua, un bordello, che schifo. No, c'entra assolutamente niente. Prova a vedere come funziona. Dove? Della sabbia, ma... Cosa fa? Fa durare di più? Non può essere. Dammi un cuore, per favore. Uno. Un pezzo. Please. È tra tutte le piccole di mamma e me. Grazie tante. Questo è un segno della mia gratitudine. Prendilo. Faccio. Hai trovato due piccole di mamma e mai non so proprio come posso ringraziarti. Con un portacuore. Un portacuore. Bastava un portacuore. Un pezzo. Cioè non è che devi fare molto. Lo fa anche così? No. Siamo un po' rovinati.